Ma che è successo oggi a Roma? Ma un paio di indagati, qualche arrestato. Ma siamo sicuri che sono un paio? Quanti erano, Daniele? 37 misure cautelari e 100 indagati per il momento. Diciamo che per la prima volta i politici della capitale hanno utilizzato i mezzi pubblici e hanno preso la linea B, direzione però purtroppo Re Bibbia e non direzione Campidoglio. Questo un po' ci rattrista. Va ricordato che oggi c'è un'assemblea surreale. In 18 mesi non abbiamo mai assistito a veramente un silenzio assordante, è il caso di dirlo, in assemblea capitolina. Tutte facce da funerale, dal primo al 44esimo consigliere capitolino, perché oggi sono gli altri 4 su 48 che sono i presenti nel Movimento 5 Stelle e che stanno dimostrando che l'onestà deve andare di moda. No, scherzi a parte, spesso ci viene chiesto qual è la funzione del Movimento 5 Stelle nelle istituzioni. È premesso che comunque abbiamo portato proposte a tutti i livelli, in tutti i settori dell'amministrazione capitolina. Ma poi è proprio questa, quando noi dicevamo l'onestà deve tornare ad andare di moda. Ecco, oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione. Come cittadini siamo sicuramente felici che comunque questi inciuci e questo malaffare venga portato ancora una volta alle luci della ribalta, insomma venga portato fuori, venga fatto conoscere a noi cittadini e ai cittadini che sono fuori dalle istituzioni. Questo è quello che abbiamo cercato di fare in 18 mesi, ma purtroppo non siamo riusciti a uscire come avremmo voluto. Allo stesso tempo, sempre come cittadini, siamo sconfortati nel toccare con mano quanto il malaffare sia intricato e tocchi poi la politica di questa città, perché comunque è la conferma che l'onestà non c'è, ad oggi ancora non c'è, tranne posso dire per questi quattro consiglieri che insomma cercano di fare del loro meglio. Come sempre poi siamo andati sul concreto, abbiamo chiesto alcune cose e abbiamo già iniziato ad ottenerle: le dimissioni di chi è stato raggiunto da questi provvedimenti per un discorso banale, semplice, di opportunità, e poi un consiglio straordinario proprio sul tema della trasparenza e sulla corruzione a Roma. Sì, e poi aggiungo il fatto che questo epilogo non ci stupisce, perché in questo anno e mezzo abbiamo presentato tanti atti di sindacato ispettivo, abbiamo affrontato tante questioni che ci ponevano dei seri dubbi su quale fosse la reale trasparenza dell'assemblea capitolina. Pensiamo ai punti verde qualità, alle grandi opere che non sono state terminate, Nuvola di Fuxas, Città dello Sport, all'esposto che abbiamo fatto sulla metro C. Quindi questo epilogo non ci ha stupito, era quello che cercavamo di dire da un anno e mezzo, e poi la magistratura ha fatto il suo corso. È bene notare che in base alla dichiarazione dello stesso Pignatone, questa cupola è trasversale, cioè coinvolge tutti, e infatti dai nomi questo si evince, visto che tra i nomi figurano il presidente dell'Aula Coratti, l'ex sindaco Alemanno, l'assessore Ozimo.